favorevole. In Europa contiamo poco, nel calcio conta anche questo. Probabilmente non lo so, non vedo questa grande sostanza della politica del calcio, diciamo. Allora, guarda, le squadre, te le dico subito, sta aprendo la lista. Comunque, allora ti dico, c'è una su tutte, per esempio, io penso Villarreal, Siviglia, Liverpool, poi abbiamo Zenit San Pietroburgo. Everton ha vinto 4-1 con lo Young Boys, vabbè, Young Boys poca roba. Wolfsburg, bravissimo, e anche abbiamo questo Tottenham, se magari passa con la Fiorentina, non si sa. E altre non è... Athletic Bilbao? No. Non si sa. Contro il Torino io però. A parte gli scherzi, Le squadre. Io continuo a dire che Siviglia è la squadra ancora più attrezzata, sì. Anche se ha sofferto, però ha portato una squadra forte, secondo me. Ha detto bene Marco, la squadra tedesca del Wolfsburg ha vinto 2-0 con lo Sporting. Non è male. Infatti secondo me sarà il Wolfsburg sarà una delle rivelazioni, sarà una delle rivelazioni in campionato, in campionato sta facendo bene. Insomma. Quindi ricapitolando, insomma, una su tutte la tedesca, poi abbiamo due spagnole, concordo, se non erro, Villarreal e Siviglia e poi il Liverpool, posso dire, da quello che avete detto. Posso dire, fare un azzardo, che questa, se dipende tutto se si fermeranno, però se non si fermano, e in Italia c'è sempre qualche distrazione, Rafa è l'allenatore adatto per vincere o per arrivare in fondo sulle competizioni lunghe, attenzione anche a Napoli, Esatto, è quello che l'aveva detto collegamento, sì. Gli do ragione, spammando sui gruppi, quindi non ti avevo sentito, perdona. Sì, va bene, senti, passiamo alla giornata invece che... Sì, c'avevo una domanda, ancora Inter parliamo, Mazzi? No, io volevo parlare un secondo con Marco di Lazio, perché... Io volevo un attimo parlare di Lazio con Marco, perché comunque, insomma, ci si attende, tanto per cominciare, penso... una grande Lazio questo fine settimana, Marco. C'è qualche novità, qualche notizia da casa Lazio, anche attraverso quello che è stato detto al Nido delle Aquile? Guarda, c'è stato un match molto difficile con il Palermo, visto il buon risultato che è riuscita a ottenere la squadra siciliana contro il Napoli. E diciamo che comunque in casa Lazio più che altro si tende comunque a monitorare già la situazione inerente comunque agli infortunati. E si è riuscito comunque a far rientrare in gruppo Felipe Anderson, anche se non sta al meglio. E si è riusciti comunque a gestire nel miglior dei modi il lieve affaticamento che ha avuto Biglia, ma più che altro dopo la partita di domenica con l'Udinese ci sono state diverse difficoltà per Basta, e visto comunque oggi l'allenamento pomeridiano a seduta, diciamo, tattica da parte della compagine di mister Pioli, sembrerebbe essere rientrato il pericolo di non vedere in campo Basta domenica contro il Palermo, e nell'attesa comunque di riuscire a ritrovare in gruppo Senad Lulic ho notizia di oggi che comunque Gentiletti tornerà comunque a metà marzo. Diciamo che la Lazio comunque è una formazione già ben pensabile per l'appuntamento di domenica, e detto ciò, il Palermo fa paura, però la Lazio è riuscita a ritrovare un risultato positivo nella trasferta delicata contro l'Udinese, e c'è un Candreva sugli scudi che comunque è tornato al gol e che comunque ha giurato amore eterno alla Lazio. Queste situazioni io preferirei sorvolare, però comunque sembra essere tornato il sorriso in casa Lazio. Speriamo che non
che non sia deleterio e che non sia di uno spunto per non mantenere la concentrazione elevata, perché questa squadra è una squadra che ha bisogno di una concentrazione massima per far bene. L'ha ritrovata dopo nel match contro l'Udinese, spero che la mantenga contro il Palermo. Allora, io invece, per quello che riguarda il Palermo, poi passiamo a Matteo con Davide, che è caldissimo con la sulla Roma. Allora, io quello che volevo chiederti del Palermo invece è il Palermo, insomma, potrebbe far paura, perché a questo punto io vedo questo Dybala, anche Belotti, che però Belotti ha già dichiarato che lui vorrebbe andare in Premier League. Questa è una dichiarazione importante che magari potrebbe dar fastidio in casa Palermo, visto che queste dichiarazioni sappiamo tutti che danno sempre fastidio durante la stagione. Però attenzione, cosa potrebbe fare? Cioè, più che no, sto sbagliando la domanda, l'ha imposto meglio. Questo Palermo quanto potrebbe far paura a questa Lazio, Marco? Fa tanto paura alla Lazio, perché comunque purtroppo, per quanto sia positiva l'annata di De Vrij, di alcuni interpreti del reparto difensivo della Lazio, la Lazio è una squadra che concede sistematicamente un gol agli avversari, visto il gioco dispendioso che ha impresso Pioli a questa squadra. È una squadra che comunque difende molto alta e pressa molto alta. E quindi poi alla fine, quando ti trovi squadre dall'altra parte che hanno attaccanti brevilini di livello mostruoso come Dybala o come Vasquez o come chi altro, è normale che ci sia molta pressione affrontando una squadra del genere, anche perché la Lazio, se non fa così, comunque la Lazio diventa una squadra di metà classifica, diventa prevedibile, diventa una squadra modesta, quindi deve tenere ritmo alto, deve aggredire, deve avere una difesa alta. La nota più lieta della trasferta di Udine è stata quella di De Vrij e Maurizio in coppia centrale, però davanti avevamo comunque un Toro che è in fine carriera e un Di Natale con le valigie già pronte in Scozia. E quando affronteremo comunque attaccanti un po' più fastidiosi come quelli che ho appena citato, avranno comunque anche loro un bel banco di prova, e riferendomi a De Vrij e a Maurizio, quindi da questo punto di vista sono curioso, più che preoccupato, di vedere come reagirà il reparto difensivo della Lazio. Però detto questo, la Lazio da Cittola in su è una squadra di tutto livello. Scordiamoci l'andata dove comunque la Lazio uscì fuori da 1-0-4 dalla favorita. E poi soprattutto era un Palermo ben diverso, che ancora comunque era in costruzione. Mi ricordo una partita dove comunque lì io sinceramente, personalmente parlando, non davo una minima possibilità della sua permanenza in Serie A. Poi comunque ha avuto una crescita esponenziale, comunque ha avuto l'esplosione dei suoi talenti migliori, e quindi adesso è tutt'altra squadra. E quindi la Lazio avrà molta più difficoltà del match dell'andata. L'unica particolarità che ancora ricordo era forse la prima volta in cui Nisser ha provato Parolo molto basso sulla linea di centrocampo, e dove comunque per la prima volta affiancato Mauri a Giorgevic, e da lì poi si sono ritrovati gli equilibri di questa squadra, che comunque è in piena corsa per l'Europa. Certo, intanto prima del volo che diamo la parola a Davide e Matteo sulla Roma, sì, dico solo che oggi Zamparini ha lanciato il prezzo di Vasquez, e questa è una bella notizia che può far piacere, insomma, a chi segue il giocatore, visto che tanto stanno Dybala, insomma, e Vasquez stanno facendo tanto bene al Palermo. Il prezzo è stato fissato sugli oltre i 25 milioni di euro, insomma, una cifra veramente interessante, Maxi, come la vedi sta cifra?
insomma, io credo, mi sembra anche un po' troppo esagerato. 25 milioni. Io sto giocatore lo vorrei vedere giocare in un altro campionato, in un'altra squadra. Beh, David, scuote un po' la testa. No, è un fenomeno. No. No. Prima di dire che è un fenomeno, lo vorrei vedere giocare in Spagna, anche con Siviglia, al Valencia. O in Inghilterra anche con il Tottenham, ma tanto farà la fine di tanti altri, magari arriverà all'Inter e finirà nel dimenticatoio. Beh, noi siamo esperti a rovinare i giocatori. Ma David può punzecchiarmi. Parliamo di Roma, dai, torniamo, lasciamoci le spalle l'Europa League, perché affrontiamo domenica il Verona, l'Hellas Verona, poi avremo di nuovo giovedì ritorno di nuovo col Feyenoord e lunedì 2 marzo la Juve. Abbiamo insomma un calendario bello fitto. Leggevo già il Verona che diceva dai, proviamoci, perché ovviamente vede la Roma in difficoltà e ecco che anche l'allenatore rosa vogliono cercare di impensierire la squadra. Come la vedi, Marco? Come pensi che possiamo affrontare la partita? Chi vorresti magari non vedere in campo e chi vorresti invece vedere? Per dare, non so, una scossa, un cambiamento che penso ci serva. Matteo, scusa. No, niente. Guarda, intanto volevo dire che in casa Roma è partita la gara al mea culpa, cioè non si sa chi si sta addossando più colpe in questo periodo. C'è Sabatini che ha detto che ha aperto il mercato, Garcia che ha detto sì, è anche colpa mia, Florenzi, De Rossi. La gara al mea culpa io lo lascerei ad altre squadre. Diciamo che in casa Roma secondo me serve un cambiamento a livello morale che non c'è. Un cambiamento che non c'è perché ci stiamo, come dire, piangendo un po' addosso, secondo me, per quello che è il mio punto di vista. Invece dovremmo dare altre risposte sul campo piuttosto che fuori. Detto ciò, bisogna dire che secondo me con l'Hellas Verona neanche passa un buon periodo. C'è Mandorlini che è molto nervoso e se si guardano le sue ultime conferenze stampe, stampa, lo si nota perché, come dire, sta rispondendo male a vari giornalisti, è molto nervoso, la squadra non gira come lui vorrebbe, insomma, molti pareggi, sconfitte anche all'ultimo. Quindi è una squadra secondo me che non è in forma ed è una squadra che batteremo. Io mi butto sempre così a capofitto, pure sbagliando. Cioè, io credo che a noi andremo al Bentegodi a vincere. E vinceremo, non lo dico, se no sembra brutto, però... sembra un po' la frase da gladiatore questa qua. Andremo a vincere e vincere. No, sembra pure da un po' destrofilo. Esatto. Più che altro pensavo a quello, infatti, non vorrei che mi si prendesse per... Ecco, Paolo Mancelotti, che ha detto tanti nemici, tanti onore per Sacchi, no? Non so sì, se vabbè, sentire. Tra parentesi, una frase razzista, protetta da una frase fascista, è una cosa bellissima. L'apoteosi. Nel mondo del calcio, proprio. Guarda. Sì, comunque, sì. Detto questo, noi andremo a Verona, secondo me, appunto, a vincere, e il cambiamento che mi piacerebbe vedere in campo, che è un cambiamento che purtroppo... non c'è stato contro il Parma, io avevo questa paura, e poi invece c'è stato contro il Feyenoord, dove invece non ci doveva essere, è Verde in campo dal primo minuto. Verde in campo dal primo minuto ti dà una freschezza, una voglia, una grinta che altri giocatori attualmente non hanno. Senti, è Verde, non è per Verde che ha fatto una fatta l'operazione con Garcia. Ma no, è che Garcia ho notato che un po' paura a usare i giovani, un po' alla Mazzarri maniera, e questa è una cosa brutta, però purtroppo nessun allenatore è perfetto, no? Ce l'ha Zeman, non ce l'ha lui, capita. Però di base Verde è uno che Garcia l'ha messo per 3 volte gli ultimi 7 minuti e lui ci ha provato con tutte le sue forze, però facendo un tiro solo e non centrando mai la porta. Se invece tu lo metti al primo minuto, prova 10 tiri, magari uno o due li mette. Cioè, questo è. E secondo me questo è il cambiamento principale che si dovrebbe fare prima di Paredes. Questo è. Poi lascerei Pjanic in panchina, perché è un Pjanic che va preso a sberle, secondo me. E Garcia, secondo me, l'ha appiccicato al muro, perché
Spalletti ha detto che nello spogliatoio c'era un clima abbastanza teso, un po' alla Ferguson maniera quando lanciava lo scarpino a Beckham.